Buonasera, un doveroso saluto, omaggio a Piacenza, una delle città più colpite da questa emergenza che stiamo attraversando, una città che ha subito una ferita anche in termini di decessi, una ferita tra le più laceranti, una città che ancora è in sofferenza. Stanno migliorando un poco dappertutto gli indici della curva epidemiologica, quindi anche la situazione è maggiormente sotto controllo anche qui a Piacenza, però è una situazione che continua, che dobbiamo continuare a monitorare, e la ragione per cui siamo in fase 2, quella di convivenza con il virus, dico sempre, non è la fase della liberazione dal virus. Richiederà ancora tempo l'uscita dall'emergenza, per cui abbiamo la responsabilità, la consapevolezza di dover procedere dovendo affrontare un rischio calcolato, e evidentemente per far questo dobbiamo procedere con gradualità. Ovviamente anche qui ci sarà un impatto per le nuove misure, che a pieno regime dal 4 maggio c'è una significativa manifattura, quindi tanti lavoratori che ripartiranno, torneranno al lavoro, tante aziende e ditte che riapriranno. Ci saranno flussi, movimenti in misura maggiore, però ecco, abbiamo la consapevolezza di avere un piano nazionale, ma strutturato anche sulla base delle informazioni e delle situazioni territorialmente circoscritte, che ci consentiranno di mantenere sotto controllo. Lo voglio rassicurare, perché sto parlando a una popolazione che ha sofferto tanto e che ancora sotto shock per i decessi, i cari defunti, noi stiamo affrontando questa situazione nuova con un monitoraggio che stiamo predisponendo efficace, con una vigilanza che ci consentirà, laddove in qualsiasi momento dovesse la curva epidemiologica risalire, cosa che non possiamo escludere, non possiamo escludere, anzi non dobbiamo escludere per non farci trovare impreparati, siamo nella condizione di poter subito intervenire. Sarà importante avere a livello nazionale, centrale, ricevere questo flusso informativo che dovrà essere aggiornato su base quotidiana. Questo ci consentirà di valutare sulla base dei parametri prestabiliti, ecco, quando la situazione di criticità si fa evidentemente insostenibile, supera la soglia che andremo a predeterminare con un decreto del Ministro Speranza, che verrà emesso domani, dopodomani, quindi prossimamente. Quello ci consentirà poi di affrontare questa nuova fase con consapevolezza, io dico, del rischio. Qualche domanda? Un nuovo decreto ministeriale per le misure successive al 4 maggio che riguardano aperture e chiusure. Intende passare allo strumento del decreto legge, che implica anche un passaggio parlamentare, oppure no? Glielo chiedo perché nell'opposizione e anche qualcuno della maggioranza dice che è un po' troppo decisionista e non sta coinvolgendo abbastanza il Parlamento. Guardi, se leggiamo i giornali, o meglio ancora le opinioni anche di tante persone, un giorno vengo accusato di decisionismo, un altro giorno di essere, come dire, troppo ritardare troppo le decisioni, di affidarmi all'incertezza, di ascoltare troppo le opinioni altrui. Se rileggete i giornali dall'inizio della fase dell'emergenza, è un continuo ondeggiare tra l'uno e l'altro polo. Io quello che posso dire è che insieme al governo ovviamente facciamo un lavoro collegiale, sì, poi ci sono i DPCM, ma un lavoro collegiale, perché coinvolge addirittura, lo sapete, dobbiamo sentire anche le regioni, l'ANCI e tutti i rappresentanti degli enti locali. Quindi in questo lavoro collegiale il governo si è sempre mosso con un percorso molto chiaro, un percorso che ci ha consentito di non dire tutto il contrario di tutto. Noi abbiamo un percorso che muove da un metodo ben prefigurato e ben dichiarato. Ci sono le riflessioni degli scienziati, ci sono delle valutazioni, delle raccomandazioni che hanno una base scientifica, analizziamo con loro grafici, tabelle, analizziamo la curva epidemiologica, la studiamo insieme e poi alla fine noi prendiamo le decisioni. Questo ci ha consentito di non ondeggiare. In altri paesi lo state vedendo, succede, si apre, si chiude, si va avanti, si va indietro. Noi stiamo seguendo un percorso
che è improntato a quei criteri che abbiamo scelto sin dall'inizio, della massima prudenza e cautela, dell'adeguatezza delle misure e della proporzionalità. Poi bisogna anche decidere. E per farlo, sa, potremmo purtroppo la tipologia di emergenza che stiamo affrontando ci impone di dover intervenire. Di intervenire delle volte, l'avete visto, anche con decidendo nel giro di poche ore a volte. Nel giro di poche ore noi abbiamo deciso delle zone rosse, abbiamo intere regioni sottoposte a fortissime restrizioni, ma è la tipologia di emergenza che stiamo affrontando. Ovviamente questo non significa che le prerogative del Parlamento non siano rispettate. Io sono già stato più volte in Parlamento, come più volte a Palazzo Chigi ho incontrato anche gli esponenti non solo della maggioranza che siedono, delle forze di maggioranza che sono in Parlamento, ma anche dell'opposizione, i leader dell'opposizione. Continuerò a essere sempre a riferire in Parlamento, i decreti legge che abbiamo approvato saranno ovviamente convertiti in Parlamento, quindi siamo riusciti anche in un contesto molto difficile e il nostro ordinamento non era pronto, perché non c'è una legislazione, non ci sono delle procedure emergenziali, quindi abbiamo confezionato un percorso che comunque non esilia affatto le prerogative e rispetta pienamente, riteniamo, le prerogative del Parlamento. Presidente, questa è la regione che ha parlato di questo piatto, è la provincia che ha parlato di questo piatto, che è sicuramente in termini di morti, anche oggi 10 nuovi processi. La Lombardia è a 10 km, perché non è stata mai fatta la zona? Ma guardi, quando abbiamo deciso le decisioni, diciamo, di disporre una zona rossa, ovviamente quelle ancor più hanno una base, diciamo, scientifica, quindi abbiamo seguito sempre la raccomandazione del Comitato Tecnico Scientifico. Sì, è vero che c'è una prossimità con il Lodigiano, però è anche vero che qui è stato un po' considerato un contagio di risulta rispetto all'epidemia, quel focolaio che è scoppiato nel Lodigiano, quindi con la cintura rossa del Lodigiano ci è stato suggerito che era una misura sufficiente. Poi, come sapete, Piacenza è stata interessata da misure molto severe che hanno riguardato l'intera Lombardia, quindi nel momento in cui abbiamo disposto una sorta di zona rossa per tutta, molto più estesa a livello regionale, ovviamente Piacenza è rientrata, ma francamente non abbiamo mai disatteso delle specifiche raccomandazioni nella direzione che lei mi sta rappresentando. Beh, ovviamente questo è un territorio che, avendo vissuto e ancora avendo fresca memoria di una sofferenza a tutti i livelli, non solo economica, sociale, direi anche psicologica, è un territorio che merita un qualche ristoro da parte dello Stato, un qualche gesto di attenzione. È una di quelle province che andremo a considerare adesso, stiamo lavorando per il nuovo decreto sulle misure economiche, e sicuramente avrà un gesto di attenzione che io spero anche molto cospicuo insieme alle altre province più colpite della Lombardia. Questo senz'altro. Ovviamente poi rientrerà nell'ambito delle misure più generali che riguarderanno tutto il territorio nazionale, quindi che saranno, diciamo, misure destinate a cercare di ristorare le difficoltà che stanno attraversando le imprese, i lavoratori, le varie categorie professionali a tutti i livelli. E da questo punto di vista poi c'è anche un ulteriore progetto ancora più ambizioso che abbiamo anche condiviso nell'arco di questo incontro che abbiamo avuto col Presidente Bonaccini, una delegazione dei sindaci, c'è la Ministra, come sapete, De Micheli. Torneremo a breve a lanciare un progetto, un investimento straordinario. Questa è una provincia che merita, c'è un progetto per quanto riguarda sanità, infrastrutture, agricoltura. C'è, come sapete, anche, avrete sentito parlare del nuovo progetto per quanto riguarda il primo ospedale post-Covid. C'è un ospedale militare che potrebbe essere assoggettato a un progetto anche di rilancio, anche lì. Insomma, adesso non voglio entrare nei dettagli, però stiamo lavorando per dare un segno di rilancio a questo territorio ferito. Perché, come sempre accade, lo Stato deve premurarsi ancora di più quando c'è stata una maggiore sofferenza. E sarà questo senz'altro il caso. Presidente, c'è un mondo di piccolo commercio, di tutti gli esercizi dell'artigianato, che anche
sente molto forte e vede questa data del 1° di giugno molto lontana. Pensate che potreste rimodulare queste scadenze che avete deciso per la ripresa? Adesso è prematuro per ragionare di rimodulare. Questo non lo possiamo adesso dire, possiamo solo dire che noi ci auguriamo che attraversando questa fase 2, iniziando questa fase 2, la curva del contagio rimarrà sotto controllo. Se questo dovesse accadere, saremo disponibili a tornare a rivedere le nostre riflessioni, a vedere un attimo, a studiare l'andamento della curva epidemiologica. Se dovesse essere particolarmente favorevole rispetto al piano che adesso abbiamo studiato, non voglio escluderlo, non posso dirlo, perché non voglio creare illusioni a nessuno. Prima dobbiamo escludere che ci possa essere ovviamente uno sbalzo della curva in avanti. Se poi fosse particolarmente favorevole quella curva rispetto al progetto iniziale che abbiamo elaborato per la fase 2, per carità, vorrei comunicarlo a tutti. Questo governo non gode nel tenere una comunità e alcuni comparti produttivi, commerciali, dei servizi della comunità in sofferenza. Saremo i primi, quindi, nel momento in cui dovessero realizzarsi le condizioni per allentare, diciamo, le misure restrittive. Però attenzione, non siamo in quella condizione. Se oggi noi allentassimo le misure a tutti i livelli, la curva del contagio, abbiamo delle previsioni, direi statistiche, scientifiche, molto solide, riprenderebbe a risalire e sarebbe un disastro per tutti. Un disastro per tutti. Grazie. Grazie a tutti.